ma universale. È un pezzo che si trova all'incrocio della musica classica, la musica popolare dell'epoca e il jazz. Dunque, questo misto dà un'energia particolare, perché Gershwin sapeva come pochi a mettere questi elementi insieme e in tutta evidenza in questo bellissimo pezzo fra orchestra e pianoforte e direttore d'orchestra. Io ho una formazione classica, però da dopo il diploma, quindi si parla del 93. Non ho mai esercitato la carriera del musicista classico e quindi forse non ero più abituato a dovermi confrontare con una partitura interamente scritta. L'ho fatto, ho inciso il concerto campestre di Poulenc, l'ho fatto suonando la Rhapsody in Blu, ma qui parliamo di un concerto vero e proprio di mezz'ora di musica in cui la struttura è molto pesante, il pianoforte ha un ruolo assolutamente dominante. E dove il materiale musicale è molto vario, per cui tutti dicono sempre che c'è il jazz di mezzo, ma non c'è l'improvvisazione. E il jazz è un sapore, è un colore. E dunque non è molto diverso quello che fa il jazz e quello che faceva almeno all'inizio la musica classica. La mia difficoltà principale è proprio col direttore d'orchestra, che è il mio uomo, perché io è lui che devo guardare, no? La mia difficoltà è dovuta al fatto che un direttore di una big band jazz, così si chiama, più che orchestra, è abituato ad avere a che fare con ottoni, con una batteria, con un contrabbasso, una chitarra, pochi archi. Se ci sono, sono pochissimi. Per cui il gesto del direttore è questo e la nota arriva qui. Pang! One, two, three, four, pang! Per me è così, per me è come il rock. Questo è il punto in cui entriamo. Il direttore d'orchestra sinfonica deve precedere il suono perché ha 50 persone che devono fare un respiro e alcuni respirano in maniera diversa, hanno bisogno di più tempo. Uno che deve soffiare in un corno non è la stessa cosa di uno che deve dare un colpo di timpano. Per cui io ho sempre patito molto, già quando li vedevo in TV o ai concerti, figurati quando ce li ho davanti, perché devo ricordarmi sempre di entrare dopo il gesto. Non è facile in realtà.
Ti dirò che quando iniziano i bis, io da lì in poi suonerei un'altra ora e mezza volentieri. È proprio come se iniziasse un altro concerto, sì. Sento un pesce fuor d'acqua, è una sfida, generalmente me lo chiedono. Mi hanno chiesto di fare la Rhapsody in Blu anni fa, e tutto è iniziato da lì, mi hanno chiesto di fare Poulenc, mi hanno chiesto questo concerto in fa sia qui che alla Gewandhaus di Lipsia, come diceva il jazzista Oscar Wilde, tutto so resistere fuorché alle tentazioni, per cui mi lancio nell'impresa.